Saluto, visto che il nocciolo della questione è già stato affrontato ampiamente dal capogruppo Romeo. Io innanzitutto voglio davvero ringraziare, lo dico col cuore, Massimiliano Romeo, ma tutta la maggioranza, perché in questo percorso che abbiamo iniziato con il famoso convegno del 17 gennaio scorso, ci siamo tutti ritrovati su dei valori comuni e che intendiamo portare avanti giorno per giorno, non ci siamo mai fermati, l'avevamo detto fin dall'inizio che quel convegno sarebbe stato il primo di una lunga serie di convegni sul territorio e l'effetto positivo di quel convegno è stato duplice: da un lato quello di alzare un velo, di far emergere alcuni dati, alcune circostanze, alcuni eventi che si erano verificati ma di cui nessuno ne parlava, solo alcuni appunto genitori di alcuni ragazzi che man mano cominciavano a porsi dei dubbi e porli anche agli altri. E quindi quel convegno è stato un po' lo spartiacque tra il silenzio e l'ignoranza, ma nel senso vero del termine, perché molte persone poi hanno cominciato ad interessarsi, a cercare di capire, al di là degli attacchi strumentali che sono stati fatti, che verranno fatti ovviamente anche in futuro. E quindi c'è stata una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini. E questo ha fatto sì che sia io che Massimiliano Romeo, ma anche altri consiglieri, altri rappresentanti di associazioni che ci hanno accompagnato in questo percorso, di fatto siamo stati chiamati nei vari territori, diverse città, è venuto proprio dal territorio la richiesta di aiutare le persone a capire cosa stava succedendo. E questo è stato positivo perché ci ha dato la possibilità di andare sul territorio e di andare, qualora ci venisse chiesto, a esprimere quella che era la nostra posizione, sbarrare il campo da tutte le accuse, come diceva giustamente Massimiliano, di omofobia, di strumentalizzazione, di ideologia, ne ha sentite talmente tante. Però penso che sia servito e soprattutto sia servito a far sì che adesso si possa dire che queste teorie gender non se le inventate nessuno, nel senso che esistono e bisogna anche fare i conti con la realtà. Io penso che il milione di persone in piazza a giugno sia stato un altro dato fondamentale, perché 1.100.000 persone in più, 100 in meno non fanno la differenza, ma circa 1.000.000 di persone in piazza o sono tutti matti o sono tutti ideologici o sono tutti populisti o veramente c'è qualcosa che in questo sistema non va. E lo dimostra anche il fatto del pattano in cui si trova il progetto di legge sulle unioni civili al Senato, che stando ai proclami di Renzi della maggioranza sarebbe dovuto passare entro l'autunno, poi forse entro Natale, di fatto sembra tutto rimandato all'anno prossimo. E quindi penso che di sicuro non siamo stati noi a gettare allarmi che non esistono, come dice qualcuno, ma un problema c'è un problema educativo e culturale, perché non si può pensare che si usino le menti, le coscienze dei bambini, dei più piccoli, degli esseri più fragili della nostra società per promuovere un nuovo modello, un modello alternativo di società, proponendolo, spacciandolo come il migliore di tutti i mondi possibili. E quando qualcuno come noi osa opporsi o prevedere un modello di società, essere subito etichettati come omofobi o come qualcuno che, come mi è stato chiesto da alcuni giornalisti prima, che discrimina qualcun altro. Anzi, è proprio il contrario, lo vediamo anche questi giorni dal caso che so che verrà chiarito nei prossimi giorni, ma dalle informazioni che mi sono arrivate, il caso del ragazzo della scuola di Monza, su cui si è fatta una strumentalizzazione pessima sulla pelle di un ragazzino e di un minorenne. Quindi qualcuno, anziché porsi il problema di cosa era veramente successo in quella classe, subito ha arrivato allo scandalo, all'omofobia, alla discriminazione. Ecco, questo non lo accettiamo, perché non siamo noi a discriminare e strumentalizzare, ma forse qualcun altro che usa certe ideologie per portare avanti un modello di società che noi abbiamo, penso, tutto il diritto di respingere e di comunque aiutarci ed aiutare chi ci sostiene a sostenere una società diversa. Il titolo del prossimo convegno, oggi abbiamo reso pubblica la locandina, il programma del prossimo convegno del 17 ottobre sarà incentrato proprio su quello. Una riflessione, saluto anche Giulio Gallera, rappresentanza del gruppo di Forza Italia, vieni pure, così ci siamo tutti a questo punto. Sì, giusto. Grazie, che sento.
E dicevo, il convegno sarà proprio andare su questo doppio binario, quello di fare luce su questo discorso genere, su cui è già ampiamente parlato Massimiliano Guerra, sul quale non voglio ritornare perché è già stato molto esaustivo, e dall'altro sostenere la famiglia con proposte concrete, quindi la concretezza della nostra giunta, della nostra maggioranza si vedrà di nuovo, come è stato per il 17 di gennaio, anche per il convegno prossimo, che comunque è in perfetta continuità con tutti questi, con tutte queste iniziative che stiamo portando avanti insieme. E per cui, e concludo, voglio ringraziare davvero tutti i capigruppo e tutta la maggioranza, perché ci siamo trovati in un